Della Chiesa e per noi cristiani è un anno in cui si manifesta la grazia, si manifesterà la grazia misericordiosa del Signore. E, attraverso l'anno della misericordia, per volontà del Santo Padre, Papa Francesco, abbiamo vissuto veramente delle esperienze indimenticabili a livello spirituale, ma anche umano, relazionale. È stato questo un anno di grazia che con questo nuovo anno liturgico continua ancora a essere pieno di grazia del Signore. Veramente, se finisce l'anno della misericordia, allo stesso tempo non finisce, ringraziando il Signore, la misericordia di Dio che è sempre abbondante verso ciascuno di noi, tenendo presente che se l'amore misericordioso di Dio è grande, altrettanto grande deve essere il nostro amore di misericordia, per cui non finiscono le opere di misericordia che sono il distintivo della vita cristiana in noi, per cui il mondo attende oggi dei cristiani che siano non solo consapevoli dal punto di vista intellettivo, intellettuale, della salvezza di Dio, ma che attraverso la loro esperienza, la propria esperienza di fede, possano coinvolgere questo nostro mondo bisognoso di Dio, bisognoso della misericordia di Dio. Misericordia che viene a portare ancora una volta nel nostro mondo la pace. Lo abbiamo ascoltato e nella prima, lo ascolteremo soprattutto nella prima lettura di questa prima domenica di Avvento. E attraverso questa immagine della luce che sorge dai monti, che viene a illuminare un campo dove c'è guerra e distruzione, dove c'è la morte, attraverso questa luce, questo sole che viene a illuminare il mondo intero, la parola di Dio ci indica che Dio solo è il portatore, il costruttore, colui che viene a donarci la pace che gli uomini e le donne di ogni tempo, ma che il nostro mondo cerca. Innanzitutto la pace interiore, poi la pace interpersonale, intersoggettiva, la pace sociale, la pace in politica, la pace tra gli stati. In questo nostro mondo in guerra, il Signore ci viene a indicare la strada maestra della pace, che è Lui. Questo nostro mondo ha bisogno di Dio. Senza Dio la pace diventa veramente difficile. È Lui che ci viene a insegnare come bisogna vivere da fratelli in quanto figli di Dio. E per questo motivo, ancora una volta, il Signore ci insegna e ci indica attraverso la sua parola che per costruire dei rapporti sociali intessuti di pace è necessario accogliere nella nostra vita Dio, che viene come un ladro. Il giorno del Signore viene come un ladro. È un'immagine questa che Gesù utilizza nel Vangelo per indicare l'irruzione di Dio nella storia in maniera imprevista e imprevedibile. Ma Dio è il veniente. Noi nell'Avvento celebriamo l'avvento di Dio, la venuta di Dio. E questo Dio verrà alla fine dei tempi, non sappiamo nel giorno, nell'ora, non sappiamo quando, sappiamo solamente il perché, perché tutto possa vivere nell'amore, nella pace piena, perché il regno di Cristo così non avrà fine, un regno di libertà, di giustizia, di pace, di santità autentica. Ma per prepararci a questo evento, che prima di essere un evento universale,
universale, diventerà e sarà un evento particolare alla fine della nostra vita umana, vita terrena, e è necessario accogliere Gesù che si manifesta nella sua parola. Lui viene, è presente, c'è questa parusia di Dio, questa venuta di Dio che è presente nella sua parola, è presente nei sacramenti, è presente nella carne sofferente dei poveri, degli ammalati, di coloro che sono lontani dalla pace e dalla verità. E allora è necessario, per prepararci a questo evento grandioso, quando incontreremo faccia a faccia il Signore, è necessario accogliere Gesù nella nostra vita. Necessità, quasi quasi questa parola ci ricorda che forse non siamo liberi. No, in realtà non è una necessità nel senso di costrizione, ma una necessità nel senso di bisogno, nel senso di un'attesa, di un desiderio grandioso. Sentiamo nel cuore questo grande desiderio di Dio. Quando cerchiamo l'amore, la pace, la libertà, la bellezza, non è altro che Dio. Dio è tutto questo e molto di più. E pertanto, accogliendo Dio che si manifesta nella nostra vita, ci prepariamo a questo evento gioioso, quando il Signore sarà tutto in tutti. Per questo San Paolo, nella lettera ai Romani, ci ricorda che bisogna rivestirsi di Cristo. E lui, questo abito, non ho un abito da prendere e da dismettere, mettere e dismettere, come facciamo con i nostri abiti. È necessario invece rivestirsi di Cristo, del suo amore, innanzitutto della sua grazia, della fede, perché il giusto vive di fede. Per questo motivo lasciamo le opere negative, le opere della morte, le opere delle tenebre, per mettere l'abito della grazia, l'abito di Cristo, l'abito delle intenzioni, ma soprattutto delle azioni buone. E allora è questo l'augurio che noi ci facciamo gli uni gli altri, di vivere nella grazia di Dio, e questa grazia di trasmetterla attraverso l'esercizio delle opere di misericordia.